Questa è la continua del video in cui faccio il tutorial su come fare i pesi di cemento. Avevo concluso quel video dicendo che avrei trattato i pesi con una vernice antipolvere e poi li avrei rivestiti con un adesivo vinilico. Adesso mi sta aiutando Marta a verniciare perché io faccio casino. Io sporco tutto a terra. Comunque su questo non c'è molto da dire, semplicemente abbiamo utilizzato una vernice che ci hanno consigliato, che ve la faccio vedere, questa qui. È una vernice bicomponente, l'abbiamo diluita come da indicazione e la stiamo utilizzando, vedremo come va. Ok, è il giorno dopo, abbiamo fatto asciugare i pesi, non credo si possa vedere una differenza dal video, comunque al tatto sono leggermente più appiccicosi e si vede che sono meno polverosi, infatti non c'è praticamente polvere sulle mie mani. Adesso, questo è un altro dei pesi che avevamo trattato. Lo ricoprirò con questo adesivo vinilico blu. Quindi semplicemente con un taglierino andrò a tagliare il contorno del peso e poi lo attaccheremo. Ok, ora che ho tagliato la forma, vado a togliere l'adesivo. No, non si sta proprio attaccando. Ok, ragazzi, sul lato liscio si è attaccata senza molti problemi. Fa anche un effetto carino. Però su questo lato, in cui il cemento non era ben appianato, mi sa che non si attaccherà. Comunque, avevo pensato prima che, considerando che i pesi non sono costati niente, ma questa cosa vinilica costa 12 euro se non sbaglio per 2 metri, e la copertura che stavamo usando ieri l'ho pagata 24 euro, piuttosto che utilizzare tutte queste cose, di provare a utilizzare la colla vinilica e la carta di giornale in stile art attack. Quindi adesso, specialmente se non si riesce ad attaccare, saremo costretti a ricorrere a qualche alternativa. Mi sono procurato un po' di colla vinilica. Vinilica. Con la vinilica, lo mischierò un po' con l'acqua, farò come facevano ad Art Attack. Adesso andiamo fuori così non sporchiamo dentro. Questo è Un Art Attack. Io ho mischiato la colla vinilica all'acqua, qui ci sono i fogli di giornale e questo qui è un peso non trattato che perde ancora polvere. Adesso lo ricopriamo con la carta pesta, se si chiama, si chiama carta pesta, con la carta pesta, sperando di non rovinare il peso. Ok, dopo circa 24 ore la carta si è asciugata e il peso è diventato duro Duro come come una una roccia. roccia. Perciò Allora, adesso Art arriva la parte difficile. Attack reference. A parte gli scherzi, ricapitolando, che cosa ho fatto? Ho mischiato con la vinilica e acqua, la proporzione è stata circa a occhio, comunque erano due parti di acqua e una di colla vinilica, e come avete visto ho semplicemente spennellato e ho messo due strati di carta di giornale. Era la prima volta che ho fatto questo tipo di lavoro e sono riuscito a farlo abbastanza decentemente, quindi credo che chiunque riesca a farlo. Comunque abbiamo testato questi pesi vari che abbiamo fatto per qualche giorno e devo dire che il risultato è molto migliore rispetto alla copertura professionale che avevamo utilizzato. Come potete vedere, qui c'era il 15 kg che abbiamo fatto e devo dire che in realtà non sono minimamente contento del risultato perché non so se l'abbiamo applicato male noi o se comunque il cemento è troppo poroso, però continua a perdere polvere. Invece, i pesi che ho ricoperto con la carta non perdono minimamente polvere. Ah, comunque, giusto per farvi vedere, il primo peso a cui avevamo già attaccato questo strato, abbiamo finito di coprirlo con il giornale ed è uscito così. Volendo, dal punto di vista funzionale, i pesi sono già pronti, si possono utilizzare senza che perdano polvere. Però, per fare una cosa più carina, abbiamo pensato di comprare delle vernici viniliche dai cinesi. No, vernici? Viniliche. Acriliche. Acriliche. E abbiamo anche presa quest'altra, che è una chalk paint. Le proveremo entrambe e vedremo qual è meglio. Questa è sempre la prima volta anche che utilizzo vernici del genere. Ok, mi sono già sporcato, neanche abbiamo iniziato. Provo a usare questa per vedere come va.
ok, ce n'è voluta veramente poca, cioè giusto due gocce, e il risultato, vabbè, è ancora fresca, però in realtà sembra molto promettente. Adesso la lasciamo asciugare per tot tempo e intanto proviamo quella acrilica, la pittura acrilica verde, su questo peso da 20 più grande. Ok, a prima vista la chalk sembrava molto più coprente. Cioè, no, è molto, ma no, che schifo sta cosa. La faccia la posso fare io. Sì, certo. Guardate che squat perfetto, ragazzi. Love squat. Madonna, che questo sembra quello che ci abbatte in questi. Sicuro mi vede, si vedono, vero? Sì, si vede. Sì, si vede. Vabbè, nello squat. Diventano trademark. Fantastiche ciabatte. Io non sono d'accordo su queste ciabatte, eh? Ok, adesso Marta sta facendo la seconda passata. A caldo la vernice acrilica sembra sicuramente peggiore, perché ce ne vuole molta di più, è meno uniforme, però comunque prima di giudicare dovremo aspettare il risultato finale, quindi vedremo. Comunque intanto vi ricordo che le vernici che abbiamo utilizzato sono questa qui, che costa, l'abbiamo pagata se non sbaglio 3 euro dai cinesi, giusto? Sì, 3,20 euro. Questa qua è quella chalk, mentre questa qui è quella acrilica, l'abbiamo pagata 2 euro, però se ne è andato già praticamente mezzo tubetto per fare un peso del genere. E ci siamo anche oggi qui. Il giorno dopo, questo qui è il risultato finale. Devo dire che in realtà sono abbastanza contento. Il bordo nero mi piace meno di quello che avevo preannunciato, però non è male. Quindi credo che rimarranno così, perché di ricoprirli non mi va. Questo qua invece è il peso da 20 kg. Come potete vedere, anche questo è abbastanza carino. L'effetto finale tra la pittura opaca e quella acrilica devo dire che è relativamente simile. Alla fine non sembra cambiare molto. Sicuramente questo è un po' più lucido, però insomma. Vi consiglio comunque di utilizzare la chalk paint, perché ci vuole meno tempo e ne serve di meno. Per rendere i pesi meno anonimi avevo pensato di farci una scritta sopra, e per farlo decentemente ho fatto questi stencil e ci voglio scrivere sopra i pesi di Peppe, perché sono i miei pesi, io sono Peppe, e poi qua il peso, insomma 20 kg in questo caso. Qui ci sono gli stencil per gli altri pesi. Adesso proviamo a vedere come viene. Tra l'altro i pesi di Peppe è il modo in cui sto pensando di chiamare il canale, e questo qui sarebbe il logo, che eventualmente andrebbe anch'esso stampato sul retro del peso. E ditemi nei commenti se vi piace l'idea di questo logo e del nome del canale, mi raccomando. Posizioniamo gli stencil uno alla volta e proviamo con la chalk paint bianca che abbiamo comprato oggi a farlo, sperando che di non rovinare tutto. Ok, siccome non ho trovato nessun nastro adesivo in casa, per fermare lo stencil abbiamo pensato di utilizzare questi pesi, che tra l'altro, pro tip, utilizzo come pesi da un chilo per il bilanciere, quindi sono semplicemente dei pezzi di ferro messi in una calza. Niente, quindi potete risparmiare 10 euro abbondanti se utilizzate questa cosa invece di comprare i micro carichi. Ok, così dovrebbe andare bene. Adesso pittura bianca. Sì, delicato. Ma questa è una cosa che probabilmente devi fare tu. Ok ragazzi, abbiamo dato la seconda mano di vernice bianca e si è quasi asciugata, quindi adesso toglierò lo stencil. Comunque mi sono cambiato la maglia, perché già che sto vi do un piccolo consiglio. Nell'attesa stavo facendo panca piana e mi piace indossare questa maglia, perché sul retro ha una stampa di quelle tipo brutte, appiccicose, che sono scomodissime, però in realtà è comoda per quando si fa la panca, perché essendo la stampa appiccicosa ci si può posizionare senza scivolare, quindi quando si dà il leg drive non si scivola indietro in questo modo. Vabbè, adesso sto scivolando perché non sto mettendo pressione. Comunque, a prescindere da questo, proviamo a togliere lo stencil. Non ho un buon presentimento, sinceramente. Devo vedere prima se si stacca. Madonna, sì. Schifo, che schifo. Ah, aspetta, ma non si sta staccando. No, si sta staccando e qua. Vabbè, ritocchiamo. Che dobbiamo ritoccare? Vabbè.
È perché la pittura ha passato la carta, che suppongo, ai figli. Ok, ragazzi, fa proprio schifo sta cosa. Si legge proprio bene i pesi. Mannaggia. Effettivamente dobbiamo provare prima. Sì, siamo stati un po' impulsivi. Abbiamo rovinato. La delusione. Io nella mia testa tipo i pesi. Però è bello, tipo... Ok, adesso sapete che cosa non fare, quindi se volete fare uno stencil non usate la carta normale, effettivamente avremmo dovuto pensarci, perché si bagna e quindi passa attraverso la vernice, quindi rovina tutto. E anche se il risultato finale non mi piace molto, il problema è che domani partirò e starò lontano di casa per una settimana. Siccome non voglio ritardare l'uscita del video, concludo qua il tutorial. Tanto, dal punto di vista funzionale, sapete benissimo cosa fare. Iscrivetevi, in questo modo potete vedere tra qualche settimana i pesi effettivamente completi anche dal punto di vista estetico, con una scritta decente. Ci vediamo, ciao!